Ciao a tutti, oggi ci troviamo a parlare di Ibanez ATK 800 Premium, l'ultima edizione della linea ATK del catalogo Ibanez che riunisce notevoli prestazioni, densità di prestazioni e un prezzo di acquisto assai corretto. Il basso elettrico è di tipo bolt-on, quindi ha un manico in acero avvitato su cassa in frassino e la cassa è colorata in noce, ma non è in noce, e dello stesso colore, dello stesso materiale è il battipenna che vedete qui avvitato. Le cose notevoli del basso elettrico, oltre all'insieme, sono l'adozione delle chiavette Hipshot, che sono una garanzia di funzionamento e che tengono l'accordatura in maniera significativa anche sotto le mani di delinquenti come il sottoscritto, che mettono a dura prova il funzionamento dell'apparecchio. Per di più, la parte elettronica è organizzata su due magneti, ma in realtà sono tre, nel senso che c'è il normale, aperte e chiuse virgolette, magnete al manico, e il doppio humbucker al ponte, che può essere splittato e utilizzato come se fossero una coppia di magneti, per cui ci sono tre voci diverse nello strumento che possono essere gestite. Il sistema di ancoraggio delle corde è attraverso il corpo e questo garantisce un notevole sustain all'apparecchio, continua a risuonare anche sotto il mio dialogo, e la cosa più divertente è poi andare a scoprire il perché e il cosa di questa nutrita sezione di controlli. Ovviamente il primo controllo è il volume generale dell'apparecchio, che permette di dosare l'uscita, lo lasceremo al massimo ovviamente, e poi c'è la possibilità di miscelare i due pick-up, da una parte questo, dall'altra il doppio, con posizioni intermedie, i tre controlli di tono bassi, medi e acuti, e poi per questo magnete la capacità di switchare i due avvolgimenti lavorando solo con questo, con tutte e due o solo con quello al ponte. Il timbro cambia in maniera significativa. Proviamo ad ascoltare solo il magnetone grosso con i due avvolgimenti o con soltanto l'avvolgimento al manico o al ponte. O ancora una volta con tutte e due. Se mettiamo insieme i due magneti, il suono si allarga significativamente, si allarga fino ad arrivare a soltanto l'altro magnete tradizionale, che ha un timbro, come dire, molto storicizzato. Tutte e due, tutto aperto. Il sistema ha una voce tonda, potente, coadiuvata dalla presenza dell'elettronica attiva, che quindi permette di spingere e di avere un suono molto più denso di quello che non sarebbe naturalmente ottenibile su un sistema a tradizione passiva. Siamo ancora con i toni in forma lineare, ovvero non abbiamo infierito su bassi, medi e acuti, ma possiamo allargare il suono. Un classico per tutte le stagioni consiste nel chiudere le medie e mettere a manetta bassi acuti, cominciare a evocare fantasmi prog che io non sono assolutamente in grado di eseguire, ma che timbricamente possono velocemente essere appunto evocati. I medi sparano. Poco prezzo, tanta funzionalità, un mondo di suoni con elettronica attiva, un manico che si fa rispettare, le dimensioni sono impegnative, richiedono un bel approccio, i tasti sono di tipo estremamente calibrato e ben montati. Lo strumento potrebbe essere naturalmente candidato come primo basso di qualità per il musicista che voglia intraprendere la nobile arte del bassismo.
garantendo quindi una piattaforma di lancio con tutte le carte in regola per diventare qualcuno. Potrebbe essere l'occasione anche per me per imparare a suonare.